sopraelevata di Monza era uno dei miei posti preferiti, perché un giorno andai lì con mio padre e arrivata in cima non riuscivo più a scendere, rimasi quasi mezz'ora paralizzata. Dopo lui mi disse di scendere dai lati e io lo feci. Da quel giorno, quando andavo a Monza, andavo sempre alla sopraelevata e mi portavo le corde, mi arrampicavo fino in cima e non ebbi più timore. Avevo, penso, all'incirca un 6-7 anni e pomeriggio a casa da solo, come tanti ragazzi qua della Brianza, il nonno dice: dai, le senti le macchine girare? Questo è un suono che ci accoglie sempre noi che rientriamo qua. E io, se non ricordo male, dissi: no, no, non devo fare i compiti. Lui mi portò qua anche un po' controvoglia, venivo, invece poi sono venuto qui. Confesso che l'ho fatta in bicicletta, ovviamente l'ho sopraelevato, l'ho fatta in basso perché non avevo la velocità. Ci abbiamo tentato, è vero, diciamo, ma non riuscivi a tenere la velocità tale per l'aderenza. È stata emozionante, ci sembrava di volare. La prima volta che sono stato sulla sopraelevata sono venuto con i miei parenti, i miei zii, i miei genitori. E una cosa che mi ricordo in particolare è il fatto che una volta salito in cima a questo monumento non sapevo più come scendere. L'unico modo che ho trovato è scendere scivolando. Scivolando mi sono rotto un paio di pantaloni comprati la settimana prima. Io vi volevo raccontare un episodio in merito alla sopraelevata, legata ad esempio a un famoso film, si chiama Grand Prix, e quel film era stato fatto utilizzando anche la sopraelevata. C'è addirittura proprio una scena del pilota che guida una Ferrari e viene catapultata con un cannone sulla cima della sopraelevata e poi questa ricade al di là, sulla sopraelevata nord. Io me lo ricordo perché ho partecipato un paio di giorni, cercavano delle comparse e mi ricordo io ero a casa in quel periodo e ho partecipato praticamente, ma come pubblico, ovviamente non feci nulla se non che assistere dove loro dicevano. Io andavo in bicicletta al parco di Monza, che allora non c'era il controllo che c'è in questi ultimi anni, passavamo dove c'erano le reti che si trovavano già aperte. La prima volta che sono riuscito a passare quel primo filtro siamo arrivati di fronte all'ostacolo della sopraelevata.